Cari amici di Sport Invernali, ben ritrovati con la diciannovesima e penultima puntata di Schi Trentino, la trasmissione ufficiale del Comitato Trentino Fisi. È ancora tempo di gare, ma soprattutto di bilanci. Iniziamo da quello dello sci di fondo con la seconda parte di interviste medagliati tricolori. Le nostre telecamere hanno poi seguito due slalom tricolori validi per i campionati italiani giovani a Pampeago, mentre a Chiesa-Valmalenco il team trentino di snowboard ha letteralmente spopolato, agguantando il record di medaglie, ben 22. Il prossimo fine settimana allo Ski Center Latemar si svolge prove libere, una due giorni di test materiali. L'evento ce lo presenta Piero de Godenz. Per lo sci alpinismo, Pasquetta si è disputato. La suggestiva Schial Preis Dolomiti di Brenta. Infine siamo andati a scoprire la schiarea più estesa del Trentino, la Dolomiti di Brenta. Siete pronti? Apriamo il cancelletto e andiamo a vedere il primo servizio, il bilancio stagionale dello Sci di Fondo con i medagliati tricolori. Dopo le medaglie individuali parliamo di medaglia staffetta, quella di Campo Carlo Magno Giovani, Giovani Femminile, Valeria De Florian. Te l'aspettavi questa medaglia? Ma no, sicuramente è stato un risultato inaspettato perché la staffetta non è partita molto bene. Io ho fatto il lancio e sono rimasta abbastanza indietro. Poi, per come si era messa la gara, non, non mi aspettavo assolutamente di ottenere questo risultato. Una, un bel motivo di soddisfazione, di orgoglio, e la tua stagione invece com'è andata? Eh, la mia stagione non è andata particolarmente bene. Speravo di fare meglio, però aspettiamo la prossima. Questa medaglia servirà sicuramente per crescere. Caterina Ganz, ricordaci, facci rivivere la tua, la tua medaglia questa fetta. Eh, allora, io ho fatto la seconda frazione e quando ho visto arrivare lei, che eravamo un po' indietro, mi sono fatta ancora più forza per recuperare un po' di posti. E poi ho dato il cambio a Angelica, e poi con la sturza abbiamo ottenuto questo terzo posto. Ero contentissima. E la tua stagione il bilancio com'è? Sono soddisfatissima, ho chiuso la stagione in bellezza e sono contenta. Angelica della Sega, terza fazionista, eh, l'avversario era una guerrita. È abbastanza, è stato difficile, anche perché appunto non ce l'aspettavamo, viste come sono andate le altre, però contavamo sempre un aiuto della nostra finalista Giulia che ci ha regalato una bellissima medaglia che non aspettavamo. E la tua stagione? Bene, ho concluso anch'io, nel meglio. Contentissima, soddisfatta. L'altra staffetta femminile, che è stata un po' la sorpresa che ha vinto la medaglia d'oro ai campionati italiani allievi femminile, è stata quella appunto del Comitato Trentino. Partiamo da Sofia Zorzi, è stata la prima frazionista ti aspettavi questo risultato. Eh, a dir la verità no, però è stata davvero una sorpresa. e Era una staffetta molto difficile, cioè è stata molto combattuta fino alla fine e siamo molto soddisfatte. E Della tua stagione? Anche sì, è stata una grande stagione. In crescendo, Ilenia De Francesco, raccontaci un po' quella gara. È, è stata una gara combattuta, come ha detto Sofia, e non ci aspettavamo la medaglia. Abbiamo dimostrato che unendo le nostre forze abbiamo formato un'ottima squadra e di questo siamo molto contente. E Niente da aggiungere. E della tua stagione? È andata benissimo, a parte un po' i campionati italiani, ma sono contenta così. Monica Tomasini ha avuto l'onore di alzare le braccia. Sì, esatto. E' molto soddisfatta, direi. Come è stata? Dura l'ultima frazione? Sì, abbastanza. Hai dovuto combattere con l'avversario? Sì. <ride> Adesso l'altra staffetta che ha vinto la medaglia d'oro ai campionati italiani allievi. Luca Lasi l'abbiamo già intervistato. Tommaso della Giacomo in prima frazione, giusto? Come com è stata questa gara? Ti aspettavi di vincere questa medaglia? No, non me l'aspettavo e sono molto contento anche perché ho fatto una bella gara. Cosa che è funzionato meglio? Beh... Ho fatto un buon lancio, dopo sono restato sempre all'interno del gruppo e dopo sull'ultima salita ho provato a fare la differenza insieme al mio compagno e alla fine sono arrivato prima al traguardo. E della tua stagione complessivamente? Soddisfatto? Sì, ho fatto molti podi e sono molto contento. Giacomo Gabrielli, anche tu un'ottima prova. Sì, finalmente è arrivata questa voluta e aspettata medaglia. Abbiamo disputato la gara io e i miei compagni molto alla grande. Tommaso mi ha dato un buon cambio che sono riuscito a tenere fino all'ultima curva, a parte una piccola caduta che ho perso qualche secondo, però mi sono, riuscito, sono riuscito a riagganciarmi al gruppo e dare un buon cambio a Luca Lazzari che. Sull'ultima salita ha fatto la differenza, portandoci alla vittoria. Giacomo, però, tu sei ben figurato anche nelle gare individuali. Quest'anno, sì, le gare individuali sono andate molto bene, non mi posso lamentare, a parte gli italiani, che era la gara della stagione, che non so se l'agitazione o cosa non sono andato, andati tanto bene. Ma la vera sorpresa nelle staffette è stata l'altra medaglia d'argento, della seconda staffetta trentina a Francesco Campaci. Eh, con chi eravate, gli altri frazionisti? Durani, Annesi, Andrea che Al momento non è presente. Dai, raccontaci un po' la giornata. È stato divertente, un po' faticoso. Inizialmente abbiamo fatto un bel lancio io e il mio compagno Tommaso, della Giacomo, e lui ha dato il cambio per primo e io per secondo. Perfetto. E la tua stagione? Ah, sì, sono abbastanza soddisfatto. sì direi soddisfatto? Paolo Ventura, te l'aspettavi questa medaglia d'argento? Eh, no, non me l'aspettavo. Eh, grazie a Campaci che mi ha dato il cambio per secondo. abbiamo fatto la gara insieme a Giacomo e eh, non, non me l'aspettavo proprio E della tua stagione? Ma sì dai, sono abbastanza soddisfatto, a parte nelle sprint che non me la cavo tanto ma per il resto va bene L'occasione del bilancio di fine stagione coinvolge anche le società della Val di Fiemme, Cornacci, Cauriol, Cermis, Dolomitica. Intervistiamo un po' gli allenatori per vedere brevemente un bilancio di come è andata. Sergio Longo, Cornacci, che stagione è stata per la vostra società del fondo? Ma è stata un'ottima stagione perché siamo riusciti anche a fare dei buoni risultati con degli allievi e poi con la Giulia Sturza che ha fatto una stagione. Ottima, lei è inserita nella squadra del Comitato e, e nella squadra nazionale junior. E funziona questo nuovo progetto Trentino Azzurro, con coinvolgimento, appunto coordinato da Roberto Campici? Sì, io penso di sì, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo cominciato l'anno scorso a, a giugno e ci siamo trovati tutti gli allenatori insieme e, e siamo andati d'accordo per, per quello che ho visto io e abbiamo fatto. Dei, dei, dei buoni risultati, oltretutto, e abbiamo fatto migliorare i ragazzi nel, nel, loro, nel loro sport. Che è il fondo. Marcello Bosin, la Caurio, importanti risultati anche per voi quest'anno? Sì, anche noi abbiamo ottenuto dei buoni risultati con gli allievi nelle staffette e poi anche la Stefania con la categoria Junior che ha, che ha fatto un, un podio nella, nella gara individuale. Come dice Sergio, quest'anno abbiamo collaborato, tutte le società assieme dall'estate fino a tutta l'estate, tutto l'inverno e se si sono visti i risultati secondo me è una cosa molto importante da proseguire. Negli anni. Facciamo staffare ancora la Cermis, anche la tua società ha portato risultati importanti per la tua società e per il comitato? Certo, sicuramente la Cermis ha concluso la stagione in bellezza con quattro medaglie degli allievi che facevano parte delle staffette e anche con gli altri ragazzi del comitato che si sono impegnati fino all'ultimo e hanno portato a termine la stagione in maniera esemplare quindi possiamo essere super soddisfatti di quello che abbiamo fatto quest'anno un grosso complimento a tutti i ragazzi è stata una stagione difficile anche perché la neve era, era poca insomma ha dovuto fare i salti mortali per allenarli ma infatti diciamo che è proprio stato quello anche che ha concluso in maniera proprio esemplare perché la neve non c'era più, i ragazzi comunque avevano ancora voglia di allenarsi e hanno dimostrato fino alla fine di, di avere passione per questo sport, quindi è stata una cosa molto positiva. E chiudiamo con Atilio della Giacomo, Dolomitica, anche per voi è andata bene? Sì, diciamo che in questi anni non è che abbiamo i numeri che avevamo in passato, specialmente come ragazzi allievi, allievi in particolar modo, no, no, mi sembra che ci siano solo due ragazzi, la Sara della Giacomo e il Campaci Francesco ci però ha ottenuto una medaglia in staffetta italiani e in compenso abbiamo avuto le soddisfazioni con Pellegrini Sebastiano, capitano italiani, e Angelica della Sega. Stiamo vivendo un po' un anno così, adesso sembra che dietro ci sia un, ci sia un bel gruppo che sta crescendo. Sulla pista Agnello arriva un'importante medaglia per Pietro Franceschetti che conquista il bronzo ai campionati italiani junior di slano speciale. Assegnate le medaglie tricolori junior di slaloma speciale in Val di Fiemme al termine del trofeo intitolato a Mario De Florian. Sulla pista Agnello dell'Alpe della Cermissa, allestita in maniera impeccabile dallo staff dell'Unione Sportiva Dolomitica e dal gruppo sportivo Fiamme Gialle ha trionfato il romano Giordano Ronci che ha così centrato un titolo italiano che include una serie di significati. Ma altrettanta soddisfazione anche per le altre due medaglie di giornata, perché salire sul podio ai tricolori è per tutti gli lisciatori un obiettivo stagionale a partire dall'alto tesino di Casterrotto, Alex Hofer, capace nella seconda mancia di recuperare dal nono al secondo posto. E per il Trentino di Bolbeno, Pietro Franceschetti, che finalmente ottiene la sua prima medaglia ad un campionato italiano dopo una stagione decisamente positiva. A parte Ronci, autore di una prestazione straordinaria, soprattutto nella prima mancia, che alla fine gli ha permesso di infliggere un secondo e otto centesimi ad Offer, le rimanenti posizioni sono state contrassegnate da distacchi minimi. 32 centesimi fra l'Alto Tesino e Franceschetti, un solo centesimo fra la forestale Andrea Dorotai e Franceschetti, quindi 5 centesimi fra Dorotai e la roveretano Matteo De Vettori. In gara anche due azzurri che hanno testato i nuovi materiali, consentendo così ai compagni più giovani di abbassare i propri punteggi. Il bolzanino Riccardo Tonetti si è infatti piazzato sesto e l'ivignascoro Bartonani ottavo. Per quanto riguarda la categoria aspiranti, il migliore è risultato il fresco campione italiano Davide D'Avilla delle Fiamme Gialle, decimo, con un grave errore prima della piano, ma quarto a metà gara davanti a Matteo Pellissier, quindicesimo assoluto, e a Federico Paini, ventottesimo assoluto. Soddisfazione per i colori del Trentino per questa prima medaglia a tricolore nell'evento di casa, sfuggita per poco nella gigante, centrata finalmente nello speciale. Seppure con qualche rammarico, visto che al termine della prima mancia Franceschetti era secondo, Davilla quarto e De Vettori sesto. Alex Koffer, l'anno scorso campione italiano di slano speciale, quest'anno ci sei andato vicino grazie a una seconda mancia strepitosa. Vero, la prima mancia non è andata benissimo. Uh, così la seconda mancia um, pensavo di andare a tutto e mi è andato benissimo e adesso sono contento. Sei stato bravo perché la pista era leggermente segnata, insomma, le temperature un po' calde. È vero, la prima mancia la pista era molto bene, la seconda è un po' morbida ma per me va benissimo così quando è un po' morbido io va veloce così. Pietro Franceschetti è finalmente arrivata a questa medaglia tricolore. Sì, sì, era da due anni che l'aspettavo già dagli, dagli aspiranti. Sono molto contento veramente, certo ho fatto un errore, però va bene così, terzo benissimo, sono contento, sono soddisfatto. Meglio la prima o la seconda? Ma la prima sì, perché non ho fatto errori, ho uscito molto bene, la seconda ho fatto qualche errorino, vabbè la pista era più rovinata, però ho perso un po' di, di vantaggio che avevo, l'ho perso diciamo. Giordano Ronci, due ottime manche, e una vittoria che vuol dire tanto. Sì, vuol dire tanto. Non avevo mai preso una medaglia degli italiani, sono molto contento. E già la prima era andata bene, la seconda ho controllato un po', ma va bene così, dai. Che significato ha per te questa vittoria? Ma è molto importante, secondo me, perché è un campionato italiano, un oro, è sempre importante. E adesso sogna la nazionale? Ma sì, speriamo. Dolomitica e fiamme gialle hanno messo in cantiere i campionati italiani giovani di sci alpino. Nello slalom femminile oro per Alessia Medetti, quarta la Trentina Giulia Benedetti. Il trofeo Fiamme Gelles, l'aloma speciale FIS, disputato sulla pista Agnello all'Alpe di Pampeago, parla tedesco con le prime due posizioni di Maren Wiesler e Anne-Catherine Mag, ma regala gioia alla milanese Alessia Medetti, all'altotesina Carmen Geir e alla valtellinese Nicole Agnelli, che conquistano nell'ordine le tre medaglie dei campionati italiani giovani 2012. E lascia tanto amaro in bocca la trentina Giulia Benedetti quarta, fine gara a soli due centesimi dal bronzo e a soli cinque centesimi dall'argento. Una gara incerta dunque che si è risolta con distacchi davvero contenuti e che nella seconda manche ha sovvertito in gran parte quello che il cronometro aveva sancito a metà gara, visto che per quanto riguarda la graduatoria junior vedeva in testa Nicola Agnelli, davanti a Giulia Benedetti, Carmen Geir, Jasmine Fiorano, Lea Rabensteiner e Alessia Medetti. Nella seconda frazione, complice anche l'umidità, la pista inevitabilmente si è assegnata l'inversione dei 30 favorito chi partiva prima. Così a vincere, pur essendo soddisfatta solo in parte per la sua prova, è stata la 18enne milanese scritta allo sci club Lecco, Alessia Medetti, che si è resa autrice di una buona mancia conclusiva grazie al secondo miglior tempo di frazione, che le ha consentito di mettersi al collo una medaglia d'oro, che ha un valore importante. Nella classifica giovani distacchi risicatissimi fra la seconda e la quarta classificata, solo 3 centesimi fra la Vipitinese Geir e la Valtellinese Agnelli e solo 2 centesimi fra quest'ultima e la trentina di Malcesine Giulia Benedetti. Per quanto riguarda la gara assoluta, da segnalare anche il quarto posto della Fassana Chiara Costazza delle Fiamme Oro, che era prima metà gara e con la sua partecipazione ha portato punti alle giovani azzurrine e anche alle junior germaniche. Stessa cosa per Michele Azzola delle Fiamme Gialle, settima assoluta. Per quanto riguarda i piazzamenti delle altre trentine in gara, Andrea Cailotto chiude venticinquesima, Chiara Simon-Gadens ventisettesima, Nathalie Rizzoli trentesima e Jessica Simoni trentaduesima. Alessia Melitti hai vinto il nuovo titolo giovani, te ti l'aspettavi? Speravo perché è la cosa che tengo di più lo slalom, quindi speravo. Due manche positive, forse è meglio la seconda no. o no? La prima decisamente no, la seconda oramai non c'è più niente da perdere, o la va la spacca. Però è andata? Sì, per fortuna. Hai qualche dedica per questo medaglia d'oro? A tutti, al mio skin Giulia Benedetti, un'ottima prima manche, nella seconda poi cosa è successo? Ma nella prima sono stata fortunatissima col numero, avevo il numero uno e quindi la pista era perfetta nella seconda ho trovato un po' di segni e alcuni li ho presi un po' male e mi sono un po' impuntata Peccato perché una medaglia era lì vicino cosa è successo? Un peccato per te? Sì, era a due centesimi io ci ho provato comunque purtroppo è andata così È una stagione comunque positiva la tua? Sì, all'inizio eh, stagione molto positiva poi c'è stato un calo ero un po' stanca Adesso ho riposato un po' e mi sono ripreso per questo fine stagione. Spero domani di fare comunque qualcosa, anche se in gigante non, non, è, non è come lo slalom. Nello slalom sono un po' più sicura. Carmen Geyer è arrivata questa medaglia d'argento, penso soddisfatta? Sì, molto, volevo così arrivare e ce l'ha fatta. Due manche positive? Sì, sì, la seconda ho un po' tenuto, però è andata bene. Che significato ha per te questa medaglia? La coronamento di una stagione positiva? Sì, molto. Adesso devo guardare se mi prendono da un gruppo sportivo in, in squadra, però sì, molto importante. Sì. Nicola Agnelli era in testa nella prima match, poi cosa è successo? Eh, peccato per la seconda, ho sbagliato un po' sopra, però sono contenta così. Una medaglia che ha un significato particolare per te? Sì, ha un significato importante, cioè conta molto, conta molto per me perché cioè, sono contenta di questa stagione perché l'anno scorso la casa con le stampelle, quindi sono contenta così. Record storico per la squadra trentina di snowboard ai campionati italiani di Valmalenco con 22 medaglie delle quali ben 11 di oro. Chiesa Valmalenco lo scorso anno fu terra di conquista per il team Trentino di snowboard che fece incetta di medaglie ai campionati italiani. Ed anche quest'anno la squadra diretta da Silvio Dondio, allenata da Elia De Thomas, non è stata da meno, mettendo complessivamente in saccoccia ben 22 medaglie, delle quali bella metà dal colore più prezioso. Una record per lo sport della tavola provinciale. Tre su tutti i protagonisti della settimana tricolore, a partire dalla 19enne di Moena, Mirko Felicetti, che si è permessa addirittura di vincere il titolo assoluto nello slalom parallelo, oltre alla medaglia d'oro Juniors, nella stessa specialità e in quella di slalom gigante. Poker di medaglie d'oro poi per Nicola Oliviero del Montebaldo Baldo Snowboarding, prima attore in tutte le specialità Big Air, gigante, border cross e slopestyle. Ha lasciato tutti a bocca aperta anche la 15 anni Fassana, Giorgia Locatin, che ha festeggiato il suo compleanno ottenendo una medaglia di bronzo agli assoluti di Big Air e vincendo l'oro della categoria lievi anche nello slopestyle. Quattro medaglie poi anche per la giovanissima Francesca Pasetto del Monte Baldo Snowboarding nella categoria ragazze. Due medaglie d'oro nella specialità freestyle per l'allievo fassano Emil Zulian, due medaglie ancora per Simone Giamoena della Cornacci e un podio rispettivamente per Alessandro Clock dello Skit in Fassa, Lisa Caserotti del Madonna di Campiglio, Gabriella Dall'Aglio e Ivan Zanon della Monte Pallidi. Il comitato trentino è risultato il più forte d'Italia. Sabato e domenica allo ski center Latemar tornano prove libere, l'evento di fine stagione per testare gratuitamente i nuovi materiali del prossimo inverno. Ancora una settimana di neve e di sport allo ski center Latemar in Val di Fieme, siamo con Piero De Godens, ci sarà prove libere sabato e domenica e poi il gran finale con la caserina. Siete pronti? Cosa consiste prove libere? Ma diciamo che per noi è sempre stata una delle manifestazioni più sentite che abbiamo voluto in, in un modo vero e importante, in pratica, sono eh, le, tutte le aziende italiane legate al pool eh, presentano tutti i modelli della stagione successiva. Eh, Quest'anno iniziamo con due giorni, eh, sabato 14 e domenica 15, in cui chiunque può venire a provare qualsiasi tipo di attrezzo, quindi dallo sci al bastoncino, all'attacco, allo scarpone anche dei modelli dell'anno prossimo e soprattutto sia il modello turistico che quello da gara. È completamente una manifestazione completamente gratuita, ci sono gadget, ci sono prove, dopo diciamo che le prove continuano, ma da lunedì in poi saranno dedicate solo ad atleti alle riviste del settore che faranno un po' tutta la disamina di ogni singolo attrezzo. Per le pubblicazioni dell'autunno. Dell Avremo diversi giornalisti, quindi sicuramente una manifestazione di prestigio che, tra l'altro, coincide esattamente con domenica 15, col trofeo Caserina Memorial Mario De Florian. Eh, abbiamo voluto dedicare a lui questa manifestazione di fine stagione che è un po' la festa, eh, anche aperta a tutti: è la festa eh, dell'addio alla stagione invernale. Eh, però, con la speranza di ritrovarci tutti e con la volontà di ritrovarci tutti l'anno successivo. Eh, diciamo che eh, è una gara, sì, però con tantissimi anche, eh, premi, con sorteggi, eh, con la polentata organizzata dalla Molamai al, al, al Rifugio Caserina. Quindi, eh, invito veramente tutti i telespettatori, gli amici della Fisi tutto il Trentino a venire eh, con noi a festeggiare questa difficile direi, stagione che però eh, mettiamo nel cassetto e siamo sicuramente già pronti per la prossima stagione 2012-2013 che tra l'altro per noi in Val di Fiem è una stagione eh, particolarmente importante ma non penso solo per noi ma per tutto il Trentino. Grande suggestione Madonna di Campiglio per la Ski Alp Race Dolomiti di Brenta con tanti big al via. e un'ottima organizzazione. Il francese William Bon Mardion concede il Tris e mette in saccoccia per la terza volta la Ski Alpre Race Dolomiti di Brenta, nonché la fiammante Ducati Ipermotard messa in palio dagli organizzatori dello Sport in Campiglio. Il pronostico è rispettato pure in campo femminile, dove a tagliare il traguardo con l'identico tempo sono le valtellinesi Roberta Pedranzini e Francesca Martinelli. Il transalpino, il favorito della vigilia dopo il suo recente successo in Coppa del Mondo, non si è fatto pregare. È partito subito a razzo, hanno provato a resistere i e Olsnecht, con Edali più staccato, ma tutto è stato vano. Nei vari cambi pelli, Mardion ha giocato d'elastico. Appena raggiunto dagli inseguitori, allungava nuovamente, costruendo la sua vittoria soprattutto in discesa. Così è riuscito a tagliare il traguardo con un tempo inferiore di pochi secondi all'ora e 50 di gara, impiegato per coprire 18,5 km di distanza, ma soprattutto in 1850 metri di dislivello. Alle sue spalle grande bagarre fra Reykhager, Olsnecht e Heidalin, con quest'ultimo capace di recuperare il ritardo iniziale. La lotta per il secondo gradino del podio si risolve con un ex equo, con Heidalin e Reykhager che tagliano il traguardo appaiati, mentre Olsnecht chiude a 5 minuti dai due avversari. La gara femminile non poteva che celebrare il successo delle due bormine volanti. Fin dal via Roberta Pedranzini e Francesca Martinelli imponevano il loro ritmo, impossibile per le altre ragazze, e così fin dai primi metri la gara generava la classifica, con le due sempre paiate e dietro Elena Nicolini e Orietta Cagliari. Gara sempre in vetta anche fra i cadetti e junior con Davide Magnini assoluto protagonista davanti a Bonavetti e Frena fra i più giovani ed in gruppo con i migliori junior nella prima parte di gara. Bravo anche Federico Nicolini fra gli Junior con un cospicuo vantaggio su Mirko Ferrari e Marco Gusmeroli, mentre fra i master vittoria di Franco Nicolini su Bernini e Delser. Con Luca Tomarelli di Funivie e Folgarida siamo andati a scoprire la schiarea più estesa del Trentino, la Dolomiti di Brenta, che ci ha portato da Folgarida a Pinzolo e Ritorno, da non perdere. Di ski Trentino, abbiamo un servizio speciale con Luca Tomarelli di responsabile marketing di Funivia Folgarida Marileva. Andiamo a ripercorrere la nuova schiaria dolomiti di Brenta, visto il collegamento con Pinzolo. E Luca che giro ci farai fare? Sì, benvenuti a tutti in Val di Sole, siamo sul Monte Vigo, siamo saliti da Folgarida, percorreremo le piste principali del nostro comprensorio per poi eh, addentrarci nella, nella parte di Madonna di Campiglio. Rimanendo sulla, sul versante Proda Lago Cinque Laghi ci permetterà poi di utilizzare la, la nuova cabinovia Pinzolo Campiglio Express e quindi raggiungere il Dos de Sabion a dopo. Alla partenza del nuovo collegamento Pinzolo Campiglio Express Luca Tomarelli, che impianto è questo? Beh, un impianto che ha rivoluzionato sicuramente la sciata in Val di Sole, in Valrendena in Campiglio. Eh, sono, due, sono tre tronconi indipendenti di cabina a otto posti, un viaggio di poco più di 20 minuti che collega appunto la zona di Patascos con. La zona di, eh, di Pinzolo, la sciistica di Pinzolo. Per noi è un, sicuramente un punto di partenza verso una dimensione dello sci diverso, non, non intendiamo più le piste con impianto ma proprio una passeggiata in un ambiente eccezionale delle Dolomiti di Brenta. E questa diventa una delle schiare più grandi come numero di piste e di impianti delle Alpi. Sì, innanzitutto bisogna dire che siamo in tutto, la grande sciare è tutta in territorio della provincia di Trento, sono 150 km di piste, sono 62 impianti interconnessi, è un sistema unico che ci permette anche di proporsi a un mercato molto ampio, sia per sciatori tecnici ma anche per chi desidera trascorrere la settimana bianca con i bambini, le piste sono ampie. quindi percorribili da tutti. Questo impianto che è anche una sorta di mobilità alternativa, così com'è il trenino che ormai è il Dolomiti Express che da tanti anni funziona, che viene su Travaldi, di Sola Trento. No, sicuramente i progetti presi uno per uno hanno la loro specificità, però la lungimiranza rende nell'insieme tutte queste piccole parti o grandi parti integrati in un sistema di assoluto valore. Se pensiamo che abbiamo clientela da Roma o dal Sud Italia che prende i treni di Trenitalia, arriva a Trento e si interscambia con la Trento Malé per venire a sciare, diamo la possibilità poi di sciare con l'uso degli impianti e quindi percorrere ampia dimensione del territorio trentino senza l'uso dell'auto. E questo credo sia unico in Europa. E poi il turista ha la possibilità di vedere tutte le tipologie di montagna, dal Brenta, dal Dos Sabione, il Vede la Damello, insomma, uno spettacolo unico. Uno spettacolo unico che poi riassume anche una delle tipicità storiche della nostra provincia. Dolomiti di Brenta sono la culla dello sci. Testimoniano i recenti cento anni di Campiglio e sicuramente lo saranno anche per il prossimo futuro. Con una dimensione molto ampia e molto importante da giocare come carta moderna per un turismo invernale. Anche questa puntata è andata in archivio. Speriamo di avervi emozionato con tante immagini e notizie che potete rivivere anche in internet su FisiTrentino.it e su YouTube. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana.